vide che tutto era buono. Al primo, al secondo, al terzo, al quarto giorno, quinto giorno, si fermò un momento dopo aver creato e disse buono, buono, bello. Poi quando creò l'uomo, disse molto bello, molto bello. Tutte le cose sono buone, perché sono il termine dell'amore di Dio e dello Spirito di Dio, come dice il libro del Siracide, il libro della Sapienza, che dimora in tutte le cose. Cose cattive non ce ne sono, soltanto una cosa fa eccezione, ossia tutto è buono tranne il cuore dell'uomo, perché nel cuore dell'uomo entra il peccato. Quando entra il peccato, allora il cuore dell'uomo diventa cattivo, diventa il pozzo dell'iniquità. E dal cuore cattivo che escono le 12 intenzioni cattive di cui parla Gesù. E sono queste che contaminano l'uomo. È l'uomo che contamina se stesso, covando nel cuore tutte queste cattiverie. Ma le cose che sono fuori dell'uomo non lo contaminano. Se il tuo occhio è puro, diceva Gesù, tutto il tuo essere è puro, ma se il tuo occhio, in questo caso il cuore, è impuro, e nelle tenebre, quanta tenebra c'è in te. E allora? Allora bisogna che entri nel cuore qualcuno che lo purifichi, purifichi il pozzo nero. Ed è lo Spirito del Signore che entra nel cuore dell'uomo, lo svuota di ciò che è vecchio, dei sentimenti cattivi, e vi mette i sentimenti buoni, quelli di Cristo Gesù. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che sono in Cristo Gesù. E Gesù diceva: imparate da me che sono mite ed umili di cuore. Diceva: abbiate i puri di cuore, perché vedranno Dio. Noi chiediamo al Signore questa sera di svuotare il cuore nostro da ciò che contamina l'uomo e di riempire il nostro cuore dei Suoi sentimenti, delle Sue virtù, del Suo Santo Spirito, che fa germogliare appunto i frutti dello Spirito, che sono amore, gioia, pace, bontà, benevolenza, mitezza, distacco dalle cose, purezza, umiltà, dominio delle proprie passioni. Dio aveva creato buono l'uomo. Fu il peccato che inquinò il cuore dell'uomo. Com'è bella la prima pagina che abbiamo letto, il racconto yahvista della creazione, che si sofferma sulla creazione dell'uomo, sul luogo dove Dio collocò l'uomo, dello stato in cui l'uomo si trovava. Com'è bella questa pagina! Ecco, ancora non era piovuto sulla terra, c'era soltanto polvere, non una goccia d'acqua, polvere soltanto, deserto, steppa. E Dio prese polvere nelle sue mani, polvere,
e col suo fiato rammollì, intrise questa polvere e ne fece l'uomo, la forma umana. E poi soffiò il suo alito, il suo ruah, proprio in questo manufatto risultante proprio nelle mani di Dio, da polvere tratta dalla terra e dal fiato del suo creatore. E l'uomo divenne l'essere vivente. Ma Dio lo collocò altrove, fuori dalla steppa, fuori dal deserto, dove lo aveva creato. Dio piantò un giardino in Eden, in Oriente. E qui collocò l'uomo e lo stato soprannaturale in cui Dio mise l'uomo. Dopo averlo creato, lo creò sì, a sua immagine e somiglianza, ma poi gli diede l'immortalità, collocandolo nel paradiso, in uno stato soprannaturale di grazia. Diventò familiare di Dio, vedeva Dio. In questo giardino c'erano gli alberi più belli. L'albero dell'immortalità, c'erano le pietre preziose, l'oro, ossia i doni di natura, i doni di grazia. Ma poi venne il peccato e l'uomo fu estromesso dal paradiso terrestre, dall'Eden. La sua così situazione soprannaturale di grazia cessò in lui. Divenne uomo naturale di nuovo, come era stato creato di polvere. Polvere sei e in polvere ritornerai. E il mio spirito che era in te ritornerà a me. Soltanto con la venuta di Cristo l'uomo ritorna all'Eden, cioè allo stato in cui era stato collocato da Dio. Di nuovo riceve il dono dell'immortalità, riceve cioè tutti quei beni che aveva perduto e per di più diventa figlio di Dio, partecipe della natura di Cristo, cioè della figliolanza divina. Però nell'uomo naturale c'è il male. C'è il male, il peccato originale, e anche quando questo peccato originale è stato distrutto, ci sono le conseguenze di questo peccato dentro di noi. Per questo Gesù diceva che il cuore dell'uomo, il centro dell'uomo è inquinato. Il buon Dio però risana il cuore dell'uomo, risana ciascuno di noi, mettendo l'istinto buono dentro di noi, in cambio o comunque come neutralizzante l'istinto cattivo. Dice appunto un testo del Genesi che Dio vide che il cuore dell'uomo era inclinato al male, l'istinto, quello cattivo, come dice un testo ebraico, l'istinto, quello cattivo, era nell'uomo. Gesù mette l'istinto, quello buono, il suo spirito, dentro di noi, purifica il cuore e mette lo spirito,
con lo spirito, l'istinto buono, l'istinto al bene, che è il suo spirito operante in noi, che ci conduce. Se da una parte pertanto sentiamo l'istinto cattivo, abbiamo anche l'istinto buono, soprannaturale, lo spirito di Dio. Se lo spirito dell'uomo è inquinato, lo spirito di Dio corregge lo spirito dell'uomo. Si innesta nello spirito dell'uomo e gli fa operare il bene. E allora il cuore dell'uomo diventa il centro della vita divina. Dentro il cuore dell'uomo c'è il paradiso, c'è l'Eden. Se qualcuno mi ama, io e il Padre verremo in Lui e faremo abitazione in Lui. Ecco il cuore nuovo che sostituisce il cuore terreno, il cuore di pietra, il cuore di terra e il cuore nuovo, il cuore di Cristo dentro di noi. E con questo cuore che noi possiamo operare il bene. Apriamo il nostro cuore, fratelli e sorelle, e lasciamo che lo Spirito del Signore dimori dentro di noi, che l'amore che risana i cuori degli uomini dimori dentro di noi, e allora l'Eden lo porteremo nel cuore. Allora il bene, il bello, il vero, abiterà in noi, e noi non saremo come il pozzo dell'iniquità, ma saremo la fonte della bontà, una fonte da cui zampilla l'acqua dell'eterna vita. Amen. Lo Spirito del Signore è il principale artefice del bene che è nella Chiesa, è l'artefice della preghiera. Affidiamoci a questo istinto interiore dello Spirito. Noi formiamo una comunità di credenti nelle nostre famiglie, c'è pure una comunità di credenti. Quando una comunità è animata dallo Spirito di Dio, e quando una comunità, un gruppo, un nucleo è animato dallo spirito cattivo, ci sono dei segni. Noi vogliamo sapere se in un gruppo c'è lo spirito di Dio o c'è lo spirito cattivo. Vogliamo sapere se in una famiglia c'è lo spirito di Dio o lo spirito cattivo. Vogliamo sapere se in una collettività, in un'assemblea, cammina lo spirito di Dio, circola lo spirito di Dio, oppure lo spirito cattivo. Ecco, una comunità in cui c'è lo spirito cattivo, da che cosa si riconosce? Dallo spirito di contesa. E una bella immagine l'abbiamo in Giacomo, capitolo 4, dal primo versetto in poi. Invece una comunità dove c'è lo spirito di Dio, ne abbiamo una descrizione nel capitolo 4 dei Filippesi. Vediamo un momento una comunità, diciamo, con lo spirito cattivo. Ce ne descrive Giacomo. Da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi, dunque anche tra i cristiani a cui parlava Giacomo? C'erano guerre e liti. Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Bramate e non riuscite a possedere, uccidete, invidiate, non riuscite a ottenere, combattete e fate guerra, non avete perché non chiedete, chiedete e non ottenete, perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri. Ecco una comunità dove ci sono passioni, contese, dove c'è combattimento, dove si cerca di riuscire di possedere e dove la preghiera non è esaudita da Dio, perché la preghiera è mal fatta.
lì c'è una comunità dove regna la pace del Signore. E nei Filippesi esorto Evodia ed esorto anche Sintiche ad andare d'accordo nel Signore. Poi rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, la vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, non angustiatevi per nulla, ma esponete in ogni circostanza le vostre suppliche richieste a Dio, e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custoderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Dove ci sono queste parole? Allegria, gioia, affabilità gli uni verso gli altri, non angustia per nessun motivo, ma preghiere, suppliche e ringraziamenti al Signore. A leggere la preghiera e allora ecco la pace che custodisce i cuori. Ora ogni tanto dobbiamo pur domandarci: esiste in mezzo a noi lo spirito di contesa o lo spirito di gioia, di accoglienza? Quando c'è lo spirito di contesa, c'è lo spirito cattivo che cammina. Quando invece c'è lo spirito della gioia, dell'affabilità, è allora che c'è lo spirito di Dio. Quando la preghiera è fatta male, è segno che c'è lo spirito di contesa che disturba la preghiera. Quando la preghiera è fatta bene, con gioia, e allora c'è la pace, e la preghiera è fatta bene e segna appunto questa pace tra di noi. Quando invece c'è guerra sotterranea, e allora è segno che abita lo spirito cattivo e cammina. Quando c'è la pace è segno che lo spirito buono, lo spirito del Signore. Dobbiamo vigilare su di questo, perché tante volte ci sfugge la presenza dello spirito di Dio, oppure ci sfugge la presenza dello spirito del male. E questo a tutti i livelli, a livello di un gruppo, a livello di una comunità, a livello di un'assemblea, a livello della famiglia, a livello di una parrocchia. Avere la perspicacia, il discernimento, domandarci: ma quale spirito qui soffia? Lo spirito di Dio o lo spirito cattivo? Quando noi abbiamo la pace, la gioia, l'amore, sono i frutti dello spirito, si vedono. Quando abbiamo invece gelosia amara, contesa, desideri smodati, allora è segno che c'è lo spirito cattivo. Noi ci auguriamo che sempre nella nostra comunità, quando ci dovesse infiltrare lo spirito cattivo, noi lo combattiamo con lo spirito buono, amandoci gli uni gli altri, umiliandoci gli uni verso gli altri, perché lo spirito cattivo è dominato dalla superbia, una nota è la superbia, nello spirito buono una nota saliente è sempre l'umiltà. Così abbiamo dei connotati che dobbiamo sapere, in modo che noi possiamo subito ad occhio, con un primo discernimento, un primo saggio, soprattutto se abbiamo le facoltà assuefatte, come dice l'Apostolo, nel discernimento, subito ad occhio, a gusto, alla sensazione, sentiamo, qui ci troviamo con lo spirito cattivo, qui ci troviamo con lo spirito buono. Cerchiamo di alimentare lo spirito buono. Come? Con l'allegria, con la gioia, la pace ad ogni costo, la pace di Dio custodirà i vostri cuori. Sorvegliare il cuore, perché è nel cuore che viene ad abitare lo spirito. L'amore di Dio è nel cuore, l'amore di Dio è diffuso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Sorvegliare il cuore, quando nel cuore c'è lo spirito, la gioia, la pace, segno buono. Quando c'è disarmonia, quando c'è o disordine oppure non c'è pace, quando c'è sono moti di ira, moti di superbia, di egoismo, segno cattivo. Chiediamo al Signore il discernimento questa sera, il discernimento che dobbiamo avere tutti, sia sì il discernimento comunitario, profetico, pastorale, ma c'è l'autodiscernimento che è più importante per ciascuno di noi, per saperci regolare, anche nella vita privata. Se io ho la pace nel cuore, la gioia nel cuore, segno buono. Se io sono in subbuglio, non è segno buono. E chiediamo al Signore di avere la pace in mezzo a noi. Umiliamoci gli uni verso gli altri, perché lo spirito cattivo, quando ci umiliamo gli uni verso gli altri, scappa. Amiamoci gli uni gli altri, perché
Il diavolo ha paura del fuoco dell'amore, ha paura. Di due cose ha paura, dell'umiltà e della carità. Di queste due cose ha paura e scappa. Quando noi vogliamo riportare la pace, la serenità, Dio in mezzo a noi, umiliamoci gli uni verso gli altri e amiamoci gli uni verso gli altri. Non c'è posto più per il maligno. Volete che il maligno entri? Montiamo in superbia. Oppure mettiamoci gli uni verso gli altri. Il diavolo li ha porte dentro subito. Cerchiamo di essere sempre attenti e preghiamo il buon Dio perché ci dia la pace, la gioia, la serenità. Preghiamo il buon Dio perché mette dentro di noi sentimenti di umiltà. Davanti all'umiltà il diavolo fugge. Non può stare perché lui è spirito di superbia. Monterò fino in alto, sono simile all'Altissimo. E amiamoci gli uni gli altri, perché la carità custodisce sempre i nostri cuori. Alleluia. Innalziamo al Padre. Qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito, correggetelo con dolcezza e vigila su te stesso per non cadere anche tu in tentazione. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. E non stanchiamoci mai di fare il bene, se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede. Grazie Signore, perché tu vuoi che ci correggiamo con grande dolcezza gli uni gli altri, sempre nel timore che quella colpa che abbiamo sorpreso nel fratello possiamo commettere da un punto all'altro anche noi, perché tutti siamo fatti di umana carne. Tu ci dici ancora di fare del bene, di operare sempre il bene, di insistere nel fare il bene, perché chi semina bene, mieterà bene, chi semina il vento, miete tempesta, ma chi semina il bene, mieterà molto frutto e abbondante. Signore, ti chiediamo di seminare e seminare il bene nell'amore. Ti chiediamo di essere umili tra di noi, ti chiediamo di correggere la vicenda con grande umiltà, con grande dolcezza, perché è nell'umiltà e nella dolcezza che l'eventuale correzione può essere accettata bene e con frutto dal fratello. Lode e gloria a te, Signore. Ecco, il Signore continua, rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri cuori, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri, e abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Signore, tu continui a dirci di tenerci in umiltà. Con l'umiltà piacciamo a te, piacciamo anche agli altri. Tu vuoi che abbiamo tra di noi gli stessi sentimenti nell'unione fraterna. Fa che siamo compassionevoli gli uni verso gli altri e non cerchiamo mai il nostro interesse. Soprattutto, Signore, ti chiediamo di riconoscere la superiorità degli altri, di riconoscere non soltanto dentro di noi, ma anche esteriormente. La vera umiltà fa vedere il bene di Dio negli altri. Signore, ti chiediamo di avere gli occhi limpidi e di vedere l'opera tua negli altri, e di esaltare te nelle opere buone che vediamo negli altri. Ti chiediamo, Signore, di stimare gli altri superiori a noi e di essere, come dice l'Apostolo,
sottomessi gli uni agli altri. O Gesù, tu avessi sentimenti di umiltà e un giorno dicesti: imparate da me che sono mite ed umili di cuore. Vogliamo imparare da te che pur essendo il Signore sei mite ed umili di cuore. Lode e gloria a te, oh Signore. La nostra preghiera. Da 23 non si contimineranno più con i loro idoli, con tutte le loro iniquità, li libererò da tutte le loro ribellioni con cui hanno peccato, li purificherò e saranno il mio popolo, io sarò il loro Dio, il mio servo Davide sarà su di loro e non mi sarà che un unico pastore per tutti, seguiranno i miei comandamenti, metteranno in pratica le mie leggi, abiteranno nella terra che ho dato a loro, in quella terra su cui abitarono i loro padri, abiteranno loro e i loro figli. Signore, tu fai delle belle promesse, perché queste promesse, Signore, si adempiono in noi, ma la via per venire in possesso delle promesse, della terra nuova, della terra dove scorre latte e miele, la via da battere è la via dell'umiltà e della carità. Gesù, quello che vi ho detto, amerai il tuo prossimo e adorerai il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siete figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avrete? Non fanno così anche i pubblicani? E primario, non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste. Carità non abbia finzioni, fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda, non siate pigri da zelo, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Signore, ti ringraziamo di questo tuo insegnamento sulla carità, una carità che si estende a tutti, come quello del Padre, il quale è perfetto, appunto perché è completo, non esclude nessuno dal suo amore, anche i cattivi, anche i malvagi, ma soprattutto tu ci raccomandi la carità tra di noi, perché tante volte manchiamo di carità tra di noi. Ti chiediamo, Signore, di gareggiare nel darci l'amore gli uni agli altri, nel creare il clima di amore tra di noi, perché dove c'è la carità, ivi tu abiti, ivi c'è il tuo spirito. Lode e gloria a te, oh Signore. Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate? Lode e gloria. Dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici, e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e nella santità vera. Perciò bando alla menzogna, dite ciascuno la verità al proprio prossimo, perché siete membri gli uni degli altri. Nell'ira non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non rattristate lo Spirito Santo di Dio che è in voi. Signore, tu qui ci esorti a deporre l'uomo vecchio, l'uomo che si corrompe dietro le passioni, l'uomo che ancora soggiace alle tre concupiscenze, l'uomo che ancora è schiavo. Signore, tu vuoi l'uomo libero, l'uomo nuovo. Tu hai detto: la verità vi renderà liberi, e tu sei la verità. Per questo tu ci dici: fate la verità gli uni verso gli altri, e la verità è amore. Signore, ti chiediamo questo rinnovamento della nostra mente e del nostro cuore, questo rinnovamento della nostra vita, questo essere uomini nuovi, e la novità che noi vogliamo portare dentro di noi,
e portare nel mondo che ci sta attorno. E questo è il seme della nuova generazione che tutti attendiamo. O Signore, ci hai posto come seme di bene, come seme di verità, come seme di amore, come uomini nuovi in mezzo a una generazione vecchia e perversa. Ti chiediamo, Signore, di assolvere bene il nostro compito, non tanto con la parola, quanto con la vita. Lode e gloria a te, o Signore.